morto in ospedale. Ma dell'Umbrella in ospedale. Ok. Madonna, ma questa è la telecamera. Ecco perché tutti mi hanno bestemmiato dietro della telecamera. Ma quanto ballonzola. Madonna mia. Ma c'è, aspetta, ma c'è un modo per togliere l'head bobbing, spero. No. Io sbratto, raga. Io ve lo dico. Magari è soltanto perché siamo all'inizio. Vabbè che mi devo anche abituare. Guarda qua. Ma quanto devo oscillare sta cazzo di telecamera? Sto camminando. Cioè, così fa un po' più di atmosfera solo. Eh beh, ho capito, c'ha le orecchie carta fegorate di prosciutto per non sentire. Ci hanno rubato il cappotto, ma... ma che c'hanno in sti giochi che ti fottono sempre il cappotto? Ma perché cazzo... ma non ci vado lì, ma perdona... ma perché ho il coltello, ma quel coso... Madonna mia via. Bello però esteticamente, molto molto carino. Sta tornando! Quanto ce ne devo le pieghiavi! Aiuto! Porco... ma ho capito, quanto ci deve volere a prendere delle chiavi di merda? Ok, siamo pure zoppi. Abbassati, in nome di Dio. Oddio, no, ci stanno l'armadietta. Tra l'altro, sì, pure quelle cose nelle fogne, non... Allora, se fanno il plot twist, mi sgara qua dentro. Io non ci voglio stare a destra, perché devo uscire? Piriririri, sono pure zoppoli mortacci. Mortacci, tu è da zamparotta. Zampetta più forte, ti prego. Ti prego, ti prego. Dai. Ma poi come se... cioè, io voglio sapere adesso, ma tu come te la ripari sta gamba di merda? Ma altro che 10 punti qua ci vogliono. No, più che un medio vorrei delle... ma che cosa? Perché sputare? Cioè, no, tutto questo sputare il sangue non c'ha senso. Pure le sigarette abbiamo finito. È finita. È come quando vado all'Eurospin e compro per sbaglio la birra analcolica. Ah, questo è il corridoio dove c'era il tizio che si teletrasportava. Ho messo pausa per sbaglio. Guardalo come piotta. Guardalo come piotta. Mortacci, sono solo prima. Ah, sta crollando l'ospedale. Però bella la regia, eh. Veramente figo. Eh sì, ha capito, aspettami, porca puttana. Merda. Bella però come cosa, figa. Sente nessuno. Ma zio, ma l'hai visto che cazzo è successo alla città? Ce ne sente nessuno. Non lo so se è mai uscire dalla città. Si sta trasformando in uno zombie, ma che è? Attento! Ma che no! 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 Oh, sono passati 20 minuti. 20! Siamo morti tra la gamba sguartata, l'infezione. Ma dove cazzo siamo? Oh, ma me volete far capire qualche cazzo? Qual era Inception Key? Datemi le due info. Ah, sta cosa continuava finché non guardavo giù, a destra o a sinistra. Ecco perché all'inizio c'è stava l'allerta con i flash, i cosi, i cazzi. Perché ogni due minuti ti fanno venire il mal di testa. Sì, madonna, bro, cioè, sto gioco hanno fatto bene a mettere quel messaggio perché dopo due minuti avete l'emicrania. Ah, vabbè, che bello, giustamente il film qua è per salvare. Bella come cosa. Se non filma qui non c'è modo di proteggere i suoi ricordi. Che belle ste cose. Cioè, tocca dire che di design e tutto quanto è veramente, veramente figo. Si siede. No, no, io non mi siedo su una sedia che ha un logo così con un cervello e dei chiodi. Che cos'è quella roba? Cioè, spoiler, non è veramente una sedia normale. Adesso si sveglia e c'ha un ago in gola. Il gel verde può essere usato per migliorare i parametri di ogni abilità. Il gel verde. Lo Skifidol. Oh, eccola. Una lanterna. Ma perché? Mi è stato un Brighton. Minchia, non sai manco tu come non l'hai rotta. Io da giocatore quale sono, col cazzo che mi ci avvicino normale lì. Sta palesemente mangiando un kebab, ragazzi. Oh. Ah, giustamente. Ma scusa, ma il revolver, vabbè. Connelly.
molto Resident Evil sta cosa. Madonna, estremamente. Che c'è, papà? Mio Dio, Goyne, ma mortacci, insomma, ha fatto pieno infarto. Ok, ma aspettavo la Resident Evil piano, no? Col cazzo piano. Ti vuoi spaventare ancora per un po'? Ok, grazie. Se è stato 2 minuti così. Che cazzo è successo? Porca troia. Questi che cosa saranno? Le varie personalità. Ah, tutorial per il backstab? Uccisioni silenziose. RB quale cazzo è adesso? Più A. Ma là c'ha scritto RB più X. Io pensavo che dovessi fare la combo. No, è quando stai in stealth. Boh, premi X dietro. Ehi, siete di queste parti? Non so dove... Ce la faccio. Non ha trovato il bagno, ragazzi. No, oppure c'entra... Ah no, è il faro. Vabbè, sempre, oh. Bellissima come trasformazione col filo spinato. Ma che belli! Boh, bisogna essere stati, anche perché per adesso non ci abbiamo un cazzo di proiettile. Uno. Bisogna andare proprio vecchio stile alla Metal Gear. Madonna, dato se non stai attento ti fai partire... Ok. Ecco, io per adesso non li vorrei sprecare. Più che altro perché devo capire anche il senso. Cioè, per esempio, questa posso dargli fuoco. Ma perché? Cioè, perché dovrei dargli fuoco? Perché tu dici, beh, si rialza. O gli devo dare fuoco perché magari mi dà dei drop. No, per divertimento. Ah, ok, puoi affrontarli però anche così. Cioè, ti fai inseguire sotto la trappola e loro si fanno esplodere. Ci arrivo. Non ci arrivo. Corri. La vera domanda è, perdono le tracce sti stronzi? No, quel signore mi sembrava abbastanza rincoglionito. Ah, no, si è buggato. Ma porca puttana. Guardatelo che corre. Ah... Posso usarla come arma? Ma basta tirare cacce ai cadaveri! La puoi usare come arma? Ok. La paglia prende fuoco? Porca puttana, sì. Vediamo se ha effetto. Non ha effetto manco per il cazzo. Corri! Ma è la stamina di un criceto! Ok, sì, lui è palesemente il figlio di Leon Kennedy. Palese. Passa da non saper correre 10 metri a questo. Da fumatore incallito a Usain Bolt in un attimo. Però vedete, bello. Mi piace. Sono tutti mega livelli molto giocosi. Pacchettamento epico col cadavere. Mi troppi del liquido? Manco per il cazzo. Un'altra siringa. E allora a sto punto la uso una delle... Minchia, guante. No, aspetta. Quando cazzo l'ho sbloccata la doppietta? Qualcuno si ricorda che ho preso una doppietta? Ah, puoi craftarci effettivamente i dardi. Hit medio. Minchia, ma è molto survival vero. Ma bello. No, aspetta, no, che cazzo stai a dire? Blu uguale successo, rosso uguale morte. Però mi piace. Cioè, tutta questa esplorazione, cazzi e mazzi, è figa. Come anche sti cosi che sono fatti per farti spezzare l'inseguimento con i nemici. È molto, molto giocoso. Gameplay è molto, molto carino. Siete fotosensibili, morite. Giusto gioco, ve lo dico. Venga che proviamo il fucile a pompa. Bellissimo. Peccato che le ferite non rimangono. Peccato, perché quando è caduta per terra gli si è richiuso tutto il torace. Ma in realtà gli si era sventrato tutto. Qui per sfondare, per nascondersi, c'è una cassa. Indovinate un po' che c'è dentro? Esatto, un cazzo di niente. Ma come avete fatto? Ma siete fantastici. In realtà è molto... È molto pieno di dettagli. Questa è una figata assurda. Cenni la signora come se fosse un cerino in chiesa. Quella trappola lì.
Ma perché? Ma scusa, ma tira ste cazzo de bottiglie. Ma a che serve? L'ho tira da là. Sta a venì qua da me. Toh, vai, tattica. Vogliamo andare di tattica? E andiamo di tattica. Cioè, l'ho tirata là e è venuto di qua. Ma perché? Però vedete quanto è arcade. Perché io comunque posso farla questa roba così. E non ti sento, perché giustamente sono dei cazzi non morti. L'ha presa lui, un'altra. Madonna, ma è una casa dell'orrore. Ma perché è così silenzioso? Mortacci, tu mi hai fatto pieno infarto. Ma sei scemo. Si sta a mangiare cadavere, credo. Va che bello. Valerio. Valerio, allora. Valerio. Valerio. Sei vivo? Sei vivo ancora? Non stai a chiedere a me. Manco ho capito che cazzo è successo, se è per questo. Ah, ok, mo lo facciamo l'intervento al signorino, datemi un attimo. Andiamo da qua? Bello come sia però fatto. Te lo fanno vedere. Oddio, ma sei scemo. Ah, tra l'altro è semplicemente una chiave per le cassaforti. Dacci tu. Vabbè. Però madonna, sto gioco veramente. L'epilessia portami via. Ogni due minuti c'è sta qualcosa che te spara flash negli occhi. Non è possibile. Bruh. Che tra l'altro ho scoperto che voi potete disattivare le trappole. Però vedete quella che è l'innesco esplosivo? Potete comunque utilizzarlo. Questa è una cosa molto molto figa. E questo gioco veramente, spizzando, ha una profondità di gameplay veramente figa. Cioè veramente veramente interessante. Questa la facciamo lì. Così prendo tutti quelli sotto. Minchia, sono stato un genio una volta tanto. Che cosa sta per succedere? Ma sei scemo? No, 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 no. È meglio scappare dove che non c'è un cazzo? Sta porta si apre, spero. Non si apre! No, prendi la bal... Aspettate, Bonnie. Non mi sta seguendo? Sì che mi sta seguendo, sicuro che mi sta seguendo. Aspetta, chiude! Corri, scappa c'è il Nemesis. E no che non molla mai, è tipo Samara. Corri. Tu non te provate al sapia fuoco. Cos'è sto? Nee! Buongiorno. Dove cazzo sto scendendo? Ma porca di quella puttana. No. Lei. No. Tu devi stare calmissimo. Ma che cazzo sta succede? Madonna mia, ma è un fottuto trip, Dio Cristo. Ah, ci sono dei simboli. Beh, io ti dico quello, quindi questo a destra. Devo prenderlo come ho azzeccato? Ah! Ok, ci ho preso allora fata, grazie, non l'avevo notato. Però bellissime queste trappole, le sto adorando perché sono molto messe bene. Io ero morto se ero lì, ve lo dico. Che tra l'altro sono vivi e li stiamo uccidendo. Però mi sta piacendo veramente tanto, è veramente veramente un gran gioco, ve lo consiglio. Tra l'altro su HRK sta a 1,50€. Se comprate anche il Season Pass sta tipo in totale a 3€ per PC. Oh! Joseph, sta dentro una vasca di sperma. Ma che cazzo premi leve? Mo' esplode. Quegli occhiali non li pulirai mai più.
Liquid! Sì. Quanti? No, Josef! Vieni qua. Josef, dove cazzo vai? No, no, qua venite. Vedete che ho fatto bene a tenerla. Ma tu dove cazzo corri da solo? Questo è andato. Avanti. Alla ripresa di fiume. No, raga, penso che non c'è mo... Cioè, devi soltanto... È una fight. È una fight e basta. No, dai che stavo dando fuoco al tuo amico. Ma pezzo di... Oh, vaffanculo. Vedi, sì, era una... Ma... Devi vedere una cosa. Mentre c'è Kidman. Oh, porca... Che foga. Esserci un altro pannello di controllo. Sì. Mo' è aperto. Adesso è aperto. Ma infatti io prima mi stavo sbrigando, Ragna, per quel motivo. Perché ho detto, cazzo, sta affogando, porca di quella puttana. Invece no. Molto soul enigmista sta cosa. Tanto, tanto, tanto soul. Saresti dovuta già morire da 25 minuti. Joseph Kidman! Vabbè, ragazzi, ha parlato. Io devo andare a prendere il loot prima, dammi un attimo. Ah. Ma stai con i tacchi in mezzo a sta merda! Con i tacchi! Ma vai scalza piuttosto. Allora, questa ce la teniamo. Madonna, queste scintille sulla benzina non è che mi fanno via tanto bene. Buongiorno. Porco di... Ma sei scema? Sei quella puttana, beh, sicuro? Eh sì che è quella va... Prendi la roba! Corri, corri. Corri, corri. No, no, brutta. Madonna, ma sei scema? Ma aspettate, ma è lei Laura? Ok, il fuoco funziona. Madonna, però, ma non mi vuoi far più ancora, pagnola? Cazzarola. Ma domanda gergo tecnica. Se io avessi dato fuoco come un minchione a quella roba lì, io come la fermavo? Ah, era infinita. No, è una boss fight. Perché è così? Bellissimo. Sì, però basta con sto rumore. Mi fai via. Ciao Laura. Minchia, quelle unghiette e un paio di spuntatine potremmo pure farcele, no? Ok, questa è una gigantesca arena su cui affrontarla. Affrontarla un paio di cazzi. C'è la torcia. Quindi lei è debole al fuoco. Buono così. Vai, piace. Piace. Madonna, ci sto a provare davvero. Bella però di design lei. Molto figa. Scusate se non vi sto leggendo di Dead by Daylight. Lei può passare tra i vari cadaveri. Madonna, veramente Dead by Daylight. Dietro, ce l'ho dietro. Brutta, 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 brutta. E vabbè, tu c'hai proprio la stamina di un criceto. Non c'è sta un cazzo da fare. Becca dell'ingeneritore, merda. Rispetto alla prima volta che mi sciottava appena mi vedeva, qui è molto più tranquilla. 10. Becca. Scatta. Non gliene è fregato un cazzo. Ma te stai calma. Pensavo gli desse fuoco il cadavere, invece un cazzo. Invece una strafuncia di minchia, come si dice. I nemici più grassi hanno più salute. Cerca di non sprecare troppo. Non era body shaming, è vero, ragazzi. Un rinoceronte c'ha molta più probabilità di sopravvivere rispetto a una signora. Giusto? Vabbè, giusto anche. Perca puttana, minchia, mi è successo 5 minuti fa, già me lo sono dimenticato. Lo sapete lei che mi ricorda? Mi ricorda, per chi ha giocato a Bloodborne, sapete gli insetti assassini giganti con le pancione che trovate al castello dei Vile Sangue? Mi ricorda quella roba, mi ricorda. Oh, oh. Bonjour, mon ami. Perché? Che? Perché è presa fuoco? Morta? Sì. Era cosparsa di benzina come tutti gli altri. No, aspettate, mi è volata una madonnina sui denti. Ho visto, è uscito qualcosa che portava una madonnina. C'è un uccello con la madonnina sopra. Guardatelo. Guardate il pennuto con la madonnina. Beff. Grazie. Il pistacchio, non so perché, c'è una probabilità di fare tipo autocombustione. Che tanto è una di quelle vasche da bagno in cui era Joseph. È un cervello. Fatto depongo.
Guardate che bello, c'hanno tutta la connessione qua dietro, le cose. Tutto tipo alla Matrix, veramente. Ma bellissimo. Vabbè, ma sono dei nemici standard questi, no? Cioè, fino a prova contraria. No, 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 io volevo dargli fuoco. Li stiamo scollegando. Madonna, questa mi ricorda scene bruttissime The Matrix, dove li scollegano, figa, e loro cadono come dei pesci lessi. Che cazzo sta succede? Cosa cazzo succede? Sono morto? Un trailer di Bloodborne hanno fatto partire. Ma... io... mamma mia. C'è un sacco di gente che mi dice su TikTok e compagnia che non riuscivano a giocare a sto gioco perché dopo un tot gli veniva l'emicrania. Cazzo, se c'hanno ragione. Siamo collegati anche noi a un macchinario del genere. Oh, oh, che cazzo devi fare con quel lago? Buono? No, no nell'occhio. No nell'occhio, madonna puttana. Questi momenti sono noi che rinveniamo dalla macchina a cui ci hanno connesso. Sono... no. Sì. I posti dove siamo passati... qualcosa. Oh. Oh. Signora, non sbuchi a cazzo dall'oscurità che gli spara una schioppettata, quante vedi Dio. Fammi, posso aprire le casse forti? Ecco, mettiamoli ad aprire le casse forti, ma... ecco, guarda. Sì, sì. Allora, però, sviluppatori, io non ci posso rimettere gli occhi ogni cutscene. Cioè, ho capito un attimo, qua non è telecamera, raga. Anche un problema di design, è figa come cosa, ma non ogni 2 minuti. Siamo scesi nel secondo piano della nostra mente? Sarebbe quello? Sempre più a fondo? Quindi chissà che cazzo ci troviamo qua sotto? Porco Vedo delle ragnatele, no bueno. Vedete, ci stanno risparando le onde. Questa cosa qui sono loro che ci hanno riattaccato e ci stanno sparando le onde. Quella che abbiamo letto fin dall'inizio. Oddio, di nuovo Leslie. È perché è lui? Perché mi sta interessando la trama, eh. Perché si vede che... Sebastian. Ti sparo. Sebastian. Ti sparo. Oh, boh. Sebastian. Petel, sì. Penso che ci siano più frame di io che sto così che altro durante sta cazzo di serie. Siamo palesemente in Afghanistan. Questa è una prigione di Metal Gear. Uno. Va bene, grazie. Non c'era bisogno. Siamo palesemente alla frontiera dell'incubo. Io non ci ho pure ragionato. Ma noi stavamo con Kidman e Joseph. Dove cazzo sono... vabbè che se qua siamo su vari livelli di incubo nella mente, sogno collettivo. Ma io pure che cazzo voglio. Joseph, sei caduto dal cielo. Ho un ronzio in testa. Funziona a metà. Ma sono 3 stronzi, perché dovrei... pure sincronizzati. Perché dovrei aver paura di sti 3 stronzi dopo Samara? Mamma mia, frame perfect. Signora, stia calma perché le spacco la testa. Minchia, ci sono riuscito veramente. Oh, oh. Peccato che non ci sia una schivata. Perché vedete, diventa poi, se no, sta tipo corri, scappa, c'è il Nemesis. Ma porca puttana, sono morto. Brutto, brutto, brutto. Non gliene è fregato un cazzo. Ora sì. Ma tu ancora sei vivo, è vero che i tizi un po' più cicciotti c'hanno... ah, ma scusa, come si chiamava il ciccio medico che abbiamo ucciso? Era per introdurti i nemici pesanti? Era quello il senso? No! Evviva! Evviva Verdi! Vittorio Emanuele, re d'Italia, mortacci vostri e de chi vo dice. Ma tu sei ancora vivo, ma prendi fuoco! Dimmi che puoi saltare su sto muretto! Non ci posso saltare! C'è stato un problema tecnico! Dai, no, sono morto! No, ma che cazzo ti metti a pre... scusi, signore, dammi un attimo! Bonnie, Bonnie! Bonnie! No, signore! Ma l'hai aperta sta porta di merda! Quanto ci deve volere? Sta arrivando al... Ricarica!
Hai aperto? Bravo, cuzzolone. Questo è proprio un assedio. La matematica che prova a entrare nel mio cervello mentre la studio, questa è. Madonna, raga, abbiamo sentito, ce ne stanno due. È pieno. È fottutamente pieno ovunque. Però no, magari ce la proviamo a fare stealth. Yamma beh. Gna. Aspetta, aspetta. Joseph, ma tu? Oh! Ma dire, attenzione, ci hanno sgamato, sta arrivando qualcuno, ma me lo vuoi dire? Ma Cristo Redentore! Ma che cazzo pari? Para questo. Joseph, lì con l'accetta come va? Minchietto. Hello there. Pieno di merda. Deduco bene, Joseph. Brava mamma. Lei. Ma scusa, ma minchia, sono steltissimi, raga, non fanno un rumore. Ma minchia, sono proprio belle le mappe, però, perché sono molto giocose. Joseph. Mi è piaciuto Joseph che si è girato di un Miguel botta. Si è fatto la bua. Ma ancora tu. Chissà se è perché veramente lui è il suo incubo. Ormai è diventato mini boss più che altro. Ma queste cose sono orribilmente bellissime. È quel disgusto però bellissimo. Sì, è brutto come la morte, per carità. Però affascinante. Vuole le coccole? Quello probabilmente ti si mangia a te altro che le coccole. Mangia a te, a me e tutta la chat. No, no. Oh. A boss fight così, sì. Ricarica, morto? Joseph! Sì, ma non potevi farmi luttare almeno il lupo di merda. Me l'hai fatto affrontare, neanche me lo fai luttare. Perché non è morto mai. Zio, togli la manina. Che c'è? Sebastian, mi sono caduti gli occhiali. Cazzo! Ma è mai steady che devo andare a ripigliare gli occhiali veramente o... Sta scherzando. Devo andare a ripigliare gli occhiali? Ma sei sicuro? Non ce l'hai le lenti a contatto? Sebastian, lo distraggo mentre tu cerchi. Ma stai buono che l'ho appena stannato! Ma vaffanculo, l'avevo stannato! Tosti occhiali di merda. Io voglio provare a ucciderlo. Dagli fuoco. Ah, no. Vabbè. Cane cattivo. Cane cattivo. Lui l'hanno fatto molto ispirato a Leon, eh? Veramente tanto ispirato. Fa quelle battutine del cacchio, pure nell'aspetto è molto simile. Ma io quindi qua potevo anche scegliermi di andarmene a fanculo? Potevo pure non dargli gli occhiali? O lui diceva, no, i miei occhiali, per favore, che ci vedo un cazzo. Scelta morale. Mi spiace. Joseph se lo ricorderà. Perché dovevi farmi morire. Sto parlando di sentirsi normale. È tutto ok. Ora però cerchiamo Kidman. Sentirsi normale. Vabbè che pure io senza i miei occhiali probabilmente diventerei 4 volte più stupido. Perché ti sei mosso tu? Che era così per scena? Non ci credo che era per scena. Un dardo esplosivo. No, ok, era tanto per così. Io spreco la maggior parte delle munizioni facendo test. Era la testa dello stronzo! Bellissimo! Figata! Però si vede che è stato molto una valvola di sfogo per quelli dei Resident Evil questo gioco. Per fare qualcosa di un po' più psicologico, meno virus e cazzi e mazzi vari. Ah, sta per partire un treat a tutto! Sta per partire un treat a tutto! Sacco. Una volta che non dovevo correre, che dovevo essere attento, esplosione sotto al culo. Me la merito, perché sono stato incauto. Bene. E lì. Quanto cazzo di... No, raga, non c'ho il mini... Tanto c'ha doppia testa, quindi devi fare il doppio headshot. Figata. Ah, che è collegato a quel... Ah, ok, quindi tu qui potevi anche fare... Questo. Si staccava e faceva cadere la trappola.
Bella. Bella tutte queste piccole idee. Perché in realtà queste sono trappole, ora che ci penso. Cioè, io adesso le sto usando, ma è perché è fatto che tu ti infili, lui si attiva, si stacca e ti fa anche ammazzare, tra l'altro. Morto? Testolina. Tutto appeso. No, sono morto. No, c'hai la cassaforte, l'ho vista. Se lo stanno per inculare. Kidman, c'è anche lei qui. Ce l'hai dietro. Kid, è viva. C'era una cassaforte per terra, ancora non l'hai imparato, coglione. Ma poi questo parla con il matto. È da inizio game che questo fa ospedale, porca puttana. Lui continua a parlarci. E io a questo punto non me la prendo con Leslie, me la prendo con Sebastian qua. Ma ora la apro, adesso ti apre il tizio dietro. Ma perché dobbiamo liberare Pagnappetta? Ma lasciamola qui a morire, no? Aprila. No! Fermo! Hello, motherfucker. È morto! Sì! No, perdonate, non se lo merita. Ah, è questa l'arena del boss, seri? Sto buco. Ecco qua, epilessia. Ma è il sacco di botte di Bloodborne! Qua sarà disseminato di trappole, ma tipo sicuro. Corri! No, non basta. C'ho un pixel! Corri, dove cazzo è sta leva di merda? Aspetta, un momento, aspetta. Ah, devo andare di là, ok? Sono un cretino io. Dai, quanto cazzo ci deve volere? Essenzialmente ci siamo appena ammazzati, credo, però sì. Buongiorno! Adesso la butta di qua? No, era giusto per far vedere... Sì! Si ammazza apposta! Per spawnare da noi! Ma basta con sta roba. Dio mio, i miei occhi. Ok, devo andare a riprendere quella vecchia. Va bene, comprendito. Bello tra l'altro che mette le trappole. Che figata. È veramente figa come cosa. Sono morto. C'è one shot? Lo so che... Bruh. Io non so se avete appena capito cosa è successo. Io dovrei stare facendo l'animazione che mi sto staccando sto robo. Non so per quale motivo. Il personaggio si è staccato. Stava girando a cazzo mentre c'ho la telecamera. Cioè sta... Sono morto? Hello there. No? Prendi questo. Chissà che c'è là dentro. E questa è la sezione di ogni Resident Evil dentro le caverne. Dove cazzo siamo finiti? Io non ho un proiettile. Ma dai, sto mirino de merda. Gesù, che fastidio. Di qua cadiamo giù come delle pere cotte. Hello there. Ho appena calpestato dei feti. Ragazzi, questo è quello che succede alla clinica dell'aborto, eh. Non lo volete, pom, per terra. No, si scherza. C'è un topolino qui. Affogato. Povero topo, è morto. Ciao. Porco di... Fate così anche con i vostri figli. Vi insultano, vi dicono le cose brutte, non vi rispettano. Prendete la lupara e dategli una schioppetta. Quanti bambini. Ecco qua. Non me l'aspettavo, zio. Sto giro non mi ha mai fatto paura. Questo qui non è solo nostra. È un'aula comune. Magari queste altre due sono di Kidman e di Joseph. No. Ne! Ok, ognuno dei pazienti vede questo luogo a modo suo. Ho visto un fantasma. Mi ha fatto pieno infarto il fantasma. Buttaci tu. Ma raga, ma è una città veramente a Villa Spencer. Raga, ma è... Fermi, voi! Raga, ma è veramente Villa Spencer. Ma raga, ma guardate. La porta di qua, quella di là con il tavolo. Minchia, questa è una giga cheat. E questa è anche una giga roba lunghissima da fare. Questo va...
rotto! Ma cazzo, con l'ombra, lo zombie che mangia. Bella, mi piace questa giga citazione a Villa Spencer. Veramente figa. Ciao. E tanto ci abbiamo già provato a menagli, ragazzi. È immortale. E quindi? Zio, non ho paura di te. Cioè, non so che mi sciotti se mi colpisci, ma... Ok. Monopolo da cassaforte. Questa vecchia monopolo da cassaforte presenta i numeri da 0 a 24. Oh, degli enigmi? Questi bisogna romperli! Un sacco di siringhe. Però che bella, mi sta piacendo questa zona qui. Mi sa proprio di Resident Evil. Ecco, io più Resident Evil 4 Remake me lo immagino molto così, con la telecamera a spalla. Cioè, so che magari dai puristi gli può dar fastidio quel cambio di mood. Però immaginatevi Resident Evil 4 così, il remake. Che cazzo può essere? Oddio, ancora tu, che palle. Ok, quando ci tocca con la mano divina ci fa esplodere però. Ok, ha smesso. Ok, ogni tanto sbucherà e farà il pezzo di merda, capito? Perché questi sono spawnati dopo? Perché li sta spawnando il maledetto? Un frammento della mappa. Perché mi sono infilato qua dentro che mi appare davanti qua? Qualcuno rideva. Ecco, facciamo così. Così non vedo un cazzo. Rimaniamo qua per 5 minuti. Bella l'XP. Ogna! Ok, non c'è nessuno. Va bene. Andiamo giusto qua giù. Anche perché il... Guarda. Devo mirare lì. Ma è un... Voi dovete sapere che io sono un cazzo di malato per queste cose. Mi piace tantissimo il gore, però il gore quello preciso, non solo budella a cazzo. Cioè, mi piace vedere tutte le cose. Che tra l'altro c'ha i chiodini, tutte le cose. Oh! È vivo, ragazzi! Guardate gli occhi, è vivo! L'amigdala, tra l'altro, ci sta. Che per chi non lo sapesse, in Bloodborne il boss amigdala si chiama in quel modo proprio perché la sua capoccia rifà questa robettina che noi abbiamo nel cervello che fa queste cose, che fa la paura e compagnia. È bellissimamente schifosa questa cosa. Che devo fare? Mi premuto per inserire sonda. E dove gliela devo impiantare? Nel cu... Vabbè, ha parlato dell'amigdala, quindi vogliamo andare sulla paura. La paura dovrebbe essere qua. Ma che cazzo ne so, ma infatti perché l'abbiamo fatto? Sì, ho capito però, ma che cazzo di modo di entrare è? Ma quanto ci devi mettere? 7 anni per aprire una porta di merda. Toh, lui passa da fare questo a metterci 4 anni. La frequenza massima di stimolazione delle regioni corticali non si è rivelata efficace. I soggetti urlano e muoiono troppo rapidamente. Sai, quello che succede se infili degli elettrodi nel cervello delle persone. Perché non lo puoi prendere questo coltellone? Perché sei stupido. Porco m***a, sei... No, vaffanculo. Ma c'era bisogno? Fatto fare sì. Sono morto. Però che belle le trappole, una cosa che mi sta... Che mi sta stupendo un sacco di questo gioco è come sono messe le trappole. Le trappole sono messe in modo veramente, veramente figo. Perché sono messe furbe, non sono messe per fatte le sgama. Due mondi separati da un abisso. Sopra, spettatori senza volto che deridono la tragedia. Sotto, vittime inermi che perdono tutto. Spero che questa roba non sia la password di sta cassaforte. Perché se no, ragazzi, è finita. Ah, forse qui. No, questo era un piedistallo. Ma che cazzo? Ma io mi immagino la gente quando costruisce la villa. Oh, là, mettici un piedistallo perché ci devo mettere un vaso Ming. Ma vaffanculo. Ah, ma chi cazzo l'aveva notata questa più che altro? Buongiorno. La maniglia sta qua. Che bello. Posso romperlo? Il cuore ha fatto popò. Cioè dovrei azzeccarla. Questa è l'altra parte del quadro. Ah, è 11 e sotto 2. Ma no, ma non credo. Oppure sì. Porca madre. No, no. Che fatto? Ma ho capito. Ma siete dei figli di puttana. Stavo ci fosse un altro cervello di merda. Però ho visto, ho azzeccato il codice. Perché c'ho sto vago presentimento che è uno di quei loop che vai avanti all'infinito. No, no. Vieni qua, puttana. Volevo dire agli incazzotto. Taglio pulito. Non si può più tornare indietro ormai. Tira via la pelle. Peccato. È un ragazzino psicopatico.
bellissima. Che è successo? Oh Gesù bambine. Ma bellissimo, perché lui controlla tutta la realtà. Adoro. Cioè la realtà controlla. Oi. Giugumero, giugumero, pompuri. Ma che cazzo si era fumato Mikami qua? Droga pesante, eh? Adesso cadrà tutto. Immaginavo. Ciao bello. Ah, questo è per forza sparargli. Stanno pure le trappole. E vaffanculo. Ehi! Ok, non c'è niente. Forse. Per adesso. Bello! Praticamente è il lago di Bloodborne. È il lago della luna, solo fatto di girasoli. Non mi stanno per dar fuoco. Ma sei matto? Ma ti spezzi il culo se fai così! Ehi, ci sono i bambini là dentro! Là? Io non sento niente. Mi sa, Ragnar. Ok, ci ho preso, mi stavano dando fuoco. Aiuto! Ah. Aprite la porta! Ruben! Ruben! Ruben, devi arrampicarti! Snake! Vediamo se qua dietro ci sta qualche trofeo. Tanto non stiamo morendo in mezzo alle fiamme. Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo. Ah, un cazzo di niente. Lo proviamo anche di qui. Dammi un po' di soddisfazione. Oh, oh, c'è una madonnina. Siamo al nono o al decimo, credo che. Eravamo al nono e al decimo. Ora siamo morti. Ancora tu. No, lui non gli posso fare niente. Sì, mi fai mirare però. In questo momento siamo in modalità full trip, credo. Vai nella trappola, stronzo. Vai, vai, vai. Oh, io pensavo fosse una trappola. Ma che bello! Ma cazzo, ma che figata di design! Schizzata in alto sulla mia top zona questa, eh. Ha superato Villa Spencer. Cacci vostra, chi era? Ah, eccolo! Dato che bella questa musica da giostra. Cioè, vedete, la telecamera, quando voi state abbassati, è troppo... Non me ne frega del culo di castigliano. Io devo vedere che cazzo devo vedere. Cioè, il culo suo è bellissimo, per carità del cielo. Però vorrei vedere anche qualcosa del game, magari. Beh, era... Trappole. Mi stavo cacando in mano. Ha schivato la stronza. Che cazzo è quello? Boni, boni, boni. Stiamo calmi un attimo. No, qua non ci posso andare. Ma sono due! Sono due! Minchia, c'hanno proprio il cono di visione vero. Non mi ha visto perché stava guardando. Ok, figata. Yosh! E il Team Rocket colpisce ancora. Non ho più una munizione neanche per piangere. Però, XP 3000. Satana incrociato qui 3000. Seri. Chissà tra l'altro se puoi farli cascare nel frullatore. Magari loro ti caricano, tu ti sposti e puoi farli cascare là dentro. Poi adoro questa diversità delle luci, che è una cosa fighissima, perché la nostra lanterna c'ha una luce fredda, il fuoco giustamente c'ha le luci calde. È veramente bella l'illuminazione.
Cioè, penso che gran parte dell'estetica e della grafica di questo gioco è fatta dal sistema dell'illuminazione. Pesante come la morte, credo. Però bellissimo. Il gameplay, sì, continuo a dirlo, mi ha stupito veramente un botto. Buongiorno, ho la mia balestra. Mi chiamavano Van Helsing. Non mi chiamavano Van Helsing. Perché c'è Laura? No, no. No, ma perché di nuovo? Sì. Porco. Ma Dio, madonna. Piano. Allora, se c'è qualcuno che soffre di epilessia, chiuda un attimo gli occhi. Perché sennò vi partono le retine. Sì, sì. Io non ho più gli occhi, raga. Questo te lo mettono al posto delle macchie di Rorschach, ragazzi. E vi mettono davanti sto cazzo di trip psichedelico. Vi fanno cosa vedi? Se rispondi qualcosa ti buttano in manicomio direttamente. Allora, questo sarà un discorso che dovrà attendere un po'. Cazzo devo fare? Ah, ok, capito. Disse it. No. Senti che ci bannano. Decidi, destra o sinistra? Sempre a destra, sfiga. Corri, scappa, c'è Nemesis, cazzo. Pepe. Ancora. Ma non molli mai, eh. Oh. Ma c'era c'erano dei drop lì, però. Perché non li ho potuti prendere? E sei morto. Adesso con questo ci facciamo la nuova arma. Come su Bayonetta. Ci graffiamo qualcosa. Cazzo. Oddio, di nuovo qua. Esatto, Sebastian. Esatto. Perché devi aprirla piano? Sfonda e fai un blitz. Oh, Leslie. Leslie è già stato qui. Ed è tornato. È sopravvissuto al legame con Rubik. L'unico che ce l'abbia fatta, a quanto ne so. Ottimo. E questo che cosa c'entra con noi? È la via d'uscita, detective. La sola e unica. Ah! Oh, sì, però a me mi servono i timpani. Dio madonna. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché cosa? Vuole quello che vogliamo noi. Vuole uscire. Che cazzo è successo? Ah, perché è vero che non siamo veramente qua. Era quella zona particolare. Sì, credo che quelle esplose in mille pezzi. Neanche avesse fraggato praticamente. Lei sempre sangue fresco, sa? Perché avessi visto dove cazzo sono passato. Maledetta. Poi maledetta, questa sarà la moglie. Povera Stella pure lei. Sì, ma tanto prima o poi una grada di queste le fa esplodere. Hello there. Minchia, perché parlo? Perché cazzo parlo io? C'è dell'XP almeno. Ecco qua. Corri, scappa. Ma come fai? Cazzo. Sì, corri però. Non guardarlo come una pera. È capito? C'era anche bisogno di farmi correre questi 2 metri di merda. Ah, proprio arena boss fight così. Scusa, con 6 proiettili e la voglia di vivere. Io come cazzo dovrei sconfiggerti? Vabbè, dai, che su Resident Evil abbiamo fatto di peggio. Abbiamo fatto di peggio con di meno. Oh, ma stai tranquillo. Se vado di qua, non stai per entrarmi nel culo, spero. Uep, sono morto, deduco. Anzi, mi ha fatto di più Samara. Ok, una mega arena piena di robe. Molto, molto Resident Evil. Vaffanculo. Facciamo un palombello. Non facciamo un palombello. Ok, pensavo fosse stupido. Invece ti... Sono morto. Sì. Beh, noi vediamo la killcam. Ce l'hanno comunque con gli occhi sui Resident Evil. Cioè il Resident Evil Mikami. Gli piace mettere occhi a cazzo. Ma si può fare anche stealth o mi ha sgamato punto? Ok, lì ci sono un paio di barilotti esplosivi. Di dietro c'è una safe room, munizioni. Quella cosa c'ha un pallino rosso.
erano pieni di merda. Gli ha fatto un cazzo, gli ha fatto. Giochiamocela stealth un attimo. Ricarichiamo tutto. Tutto. Tre proiettili. Però va bene. No, mi sono sbagliato di qua. Ma quando fa questa cosa, vuol dire che mi può shottare con un colpo? Oh, ha perso le tracce. Zitti tutti che ha perso le tracce una volta. Ha ripreso le tracce. Oh, porca puttana. Ecco perché l'ha ripresa e ce l'avevo dietro. Questa è tipo la boss fight di The End. Ah, guardalo che c'ha. Ok. Se riesco a colpirgli l'occhietto, magari gli faccio un fottio di danni. Magari è fatto che bisogna nascondersi. Bisogna essere molto furtivi. Ah, ecco perché ti puoi nascondere sotto alle macchine. Minchia, non ci avevo pensato. Tira fuori quell'occhietto di merda. No, credo mi abbia visto. Oppure no. Zitti. Aspetta che queste sono come guardie di Metal Gear. No. Bastardo. Vieni qua. No. L'ha spostati. L'ha spostati il merda. No, in realtà penso che abbia la vista di un... Sto per essere shottato. Ok, ti schiaccia sotto la macchina. Figo. Però sei un figlio di puttana. Però che bello. Mi piace sta boss fight. Sì, ma mi sgama se lo mette qua sotto. Oh no. L'occhietto serve per sgamarti sotto alle macchine. Che figata. Metto uno di questi esplosivi lì, perché così quando passa esplode insieme al barilotto. Spero. Yes. Vai vai vai. Più veloce che sai. Sono un pan di zenzero. Acchiapparmi non potrei. Sono morto perché tanto mo mi prende. E invece. M'ha preso. Ma porca puttana. Sta seconda fase è veramente stronza. Perché se ti... Perché tanto ti prende se ti insegue. Quello è il fatto. Magari devo usare di quest'acqua luminosa. Vediamo. Magari devo accecargli l'occhio. Mission failed. We'll go next time. No, 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 no. Non gliene è fregato un cazzo. Non gliene è fregato. Esplosioni atomiche. Io ho tirato dietro anche la madonnina dell'incoronata. Non moriva. Con il revolver. Pistola, best arma del gioco comunque. Oddio mio, ce l'abbiamo fatta. Madonna mia, che parte. Ma tra l'altro aspetta. Infatti, eccolo. Ho detto, cazzo, è morto, non ha droppato niente. Ci mancava. Oh. Siamo tornati in città. È la città dopo il casino del primo capitolo. Devi uscire, zio, se siamo caduti in acqua. Sbrigati. Te prego, non mi fa un livello sott'acqua, te prego. C'è tutto fuorché un livello sott'acqua. Oh, Gesù, palandringo. Sì, siamo tornati in città. La giostra. Sembra che il manicomio sia l'unico edificio di questa città. Ma non era un ospedale inizialmente quel coso? No, raga, c'è l'acqua, veramente. Perché tutta sta acqua, sapete che mi ricorda quando ci stanno le giornate di pioggia, che voi dite, ah, è una pozzangherina del cacchio, ci mettete il piede profonda mezzo metro. Cioè io ho paura che adesso tocco una di questi pezzetti d'acqua, cado giù nell'oblio. Il quadro con questi simboli. Allora, se dovessi dargli un'interpretazione, non è tanto che siamo tornati nella vita vera, ma che come nei sogni di Inception ci stanno sempre le cose ricorrenti delle persone. Cioè diciamo che le decorazioni, le persone, gli NPC sono tutte cose del nostro subconscio. Fammi vedere che questi sono dettagli. Zomb Bomb, Beyond, la cappella. Queste sono tutte le cose che abbiamo affrontato. La cosa iniziale con gli zombie, White Fog, quel puttanaio, la cappella dentro la chiesa. Che bello però, eh. Buongiorno. Minchia. Datemele anche a me una di queste cosette. Ma aspetta, ma la cosa del son perforanti significa che... Ma manco per il cazzo. Questa è la Yeet Pistol. Quando ti prende, volavi. E il coltello? Beh, ma non credo che lui possa passare di qua, no? O la vuoi una sorpresina? La vuoi... Sebastian, vedi che sei tu il coglione. E se ci riescono gli zombie, perché tu no? Buongiorno. Oppure lo può fare anche... No, è un ricoglionito lui. Perché no? Perché gli zombie sono più bravi di noi. Cioè, avere meno agilità di uno zombie ci vuole. Arlock, basta che non cominciamo a fare come la gente. Ah, sembrava ieri il 2022. Ed un mattone. Se riesci a... Castiglia, io te lo dico, eh. Bisogna andare in palestra. Cazzo, è armato questo.
forti. Ce n'è uno dietro. Aspettate che è arrivata la SWAT. Questi sono più forti di noi. Eh sì, sono più agili di quando erano vivi davvero. Ma sono veramente fatti fighi. Mi è piaciuto un sacco il design degli zombie. Che tra l'altro poi, rileggendo, abbiamo scoperto che sono tutte le vittime di Ruvik. La gente mi ha detto, ma tranquillo, non devi affrontarli tutti. Però mi piace un sacco. Mi piace un sacco lo shooting su sto... Cioè, porca puttana, siete un po' troppi per voi. Sono le granate della Chicco. Infatti proprio i picchiaduro, non so, proprio il mio genere. Tutto duro. Oh merda. Vabbè, Castiglia, ci mettiamo qua. Viviamo della fauna e della flora di questo tubo. Non è così brutto, dai. Pure abbastanza asciutto se non calcoli l'acqua. No. Ma sei un figlio di puttana. Sono morto. Sono morto. Bellissimo così. Figata. Corri. Succhiami il palle, bastardo. E poi comunque, vedete, tutte queste cose sono tutte idee, cazzi e mazzi varie. Cioè, non è banale. Pure non farò un bagno per un bel po' di tempo. Ma stai zitto, non fa ste battute di merda, Castiglia. Che mi ricordi soltanto Leon. Lui è palesemente figlio di Leon e Ashley, perché c'ha quei momenti demenziali che c'ha Ashley e quei momenti fighi che c'ha Leon. Deduco, tu non possa morire, vero? Guardalo che bello, sembra tipo un necromante. Probabilmente è un necromante. Ecco, vedi. Magia, ciu, palla di fuoco, schioppettata sui denti. Pezzo di merda. Sì, urlando li risveglia. Però la pompata in faccia gli fa male. Beh, ma quindi devo fare tipo CS, rasciargli in bocca e fargli esplodere il culo. Tagliate la testa al toro e vaffanculo. Ah, no, aspettate, perché mi sa che si erano attivati tutti. Giustamente, non hanno avuto tempo di alzarsi. Quindi dobbiamo fare un attimo un check dei cadaveri. Vedete, hanno droppato tutti. Kidman. Bastate con i tecchi, li abbiamo ritrovati? C'è Kidman che scappa. Sì, Kidman, così ci prendi proprio. Resisti! Aiuto, ce ne sono troppi! No. Sono finiti. Kidman, sono finiti. Questa, ragazzi, è una cosa che voi non avete idea di quanto urto mi dà. Sì, non arriva proprio il colpo, Fatal. Perché siete che è programmato per rompere la minchia. Esatto. Accendilo come un cerino. Oppa. Ma porca puttana, l'hanno fatta apposta. Bravissimi, ma maledetti. Messa molto intelligente. Cioè, queste giustamente non sono anti-Ashley come su Resident Evil 4, sono anti-giocatore. Hitman, sono finiti. Hitman. No, non compro niente, grazie. Che è? Perché? Non mi far guardare Kidman, Cristo! Mi fai fare i cazzi miei! Gesù Cristo! Me ne frega niente di Kidman! Vai, Kidman, credo in te! È uno di quei momenti alla paride. Ah, oh, pezza di merda, che cazzo spari? È morta, l'hai ammazzato, bravissima. Cioè, hai messo solo 7 caricatori. Mi domando come ha fatto a farsi... a farsi rinchiudere. È così brava a sparare. Come ha fatto a farsi mettere all'angolo? Tacci tua. Io devo centellinare le pallottole. Mortacci ictus. Non devo sparare qua dentro, vero? Mi piace come abbiano fatto proprio questa ripresa pulita. Semplice. Tu spari, bang. Cambio di inquadratura. Boom. Perdonate, ragazzi. Dovevo provarci. No. Il mio cervello stava per premere cerchio. Io mi immagino lui che fa dei motte da fuoco. Pom. Tutto il cazzo di deposito. Tanto c'era scritto high voltage e loro ci stanno attaccati. Com'è possibile? Ma poi chi cazzo mette in un magazzino pieno di gas una cazzo di rete elettrica? Ma volete esplodere? Ditelo, volete esplodere? Io lo so. Ehi, forse ho trovato un mezzo di trasporto.
No, un altro autobus. Ma scusa, ma non ci sono le strade. Dici che funziona? Andiamo a scoprirlo. Merda! Che stai facendo? Rispondi. No! Oh Cristo, che cos'è quella cosa? Un pisello alieno. Sì, è un autobus, non è una macchina da ren. Perché? Ma che cazzo c'entra un ragno, mo? Bella sta scena, figa. Come è stata fatta? Va bene. Finito l'autobus. Ah, aspetta, forse devo lì. No, sono fatte da adamantio. Che sempre a destra si vede. Joseph, no! C'è un'ambulanza là. Forse contiene un kit di emergenza. Ma che cazzo è stato? Un proiettile vagante come la camorra? E va vanculo. To! Ha risposto! Raga, ma il cazzo di Mili... Sei morta! Dio Cristo! Ma l'ho pure potenziato! Che cazzo è servito? E macchine sono giganti! Guarda! Raga, sta macchina è alta 2 metri! Oppure castigliano schiabasso! È una gnappetta castiglianos? È un piccolo Chad! Cazzo! Ma mi si era attaccato addosso, raga! Che cazzo di Palombella ha fatto quella roba? Ma io adesso voglio sapere che Palombella ha fatto! Emostatico! Vabbè. C'ho un proiettile, ragazzi. C'ho un proiettile, me lo devo giocare bene. Ah, ma c'è lo zoom. Non sapevo che i vetri dei camion fossero antiproiettili. No, non qui. Va bene, invece questo è un coglione. Va bene così. Grazie. Per fare una citazione. Chi è vecchio come me capisce. Non ho più la sensibilità alle mani, ragazzi, io ve lo dico. Oh, raga, mi si sono anestetizzate le mani per la vibrazione. America Power. Ma infatti scendete da quel cazzo di autobus. Perché vogliono andare lì sopra? Ora che ci penso. Ma entriamo qua. Cazzo, è corazzato. Poi guarda sto cazzo di autobus che non ha più niente. Cioè, qui ci sta più la reazione, ragazzi. È più fresco. Andiamo subito via di qui. Ci vado addosso! Balleremo un po'! Living in Tokyo! C'è lo strozzo! Tu non puoi passare! Ma tanto verrà il momento in cui io ti apro la testa in due e ti faccio rimpiangere di non essere morto in un incendio. Oh, complimenti ragazzi. Se pagate le tasse. Ecco, questo è l'autobus con cui vanno a scuola i vostri figli. Siete contenti? I vostri figli vanno a scuola con questo. Neanche se gli viene addosso veramente un carro armato. Crolla a quanto pare. Sì, ma ce lo faremo anche il 2 sicuramente, Romano. Un rumore brutto. Oh cazzo, di nuovo ste cassaforti di merda. Ma perché sei vivo? È la Madonna, che cazzo ci sta di qua? L'ira di Cristo. Piano, piano, Madonna. Dove è andato? Ok, è sparito. Adesso mi giro, ce l'ho davanti strillo, ragazzi, io lo dico. Caccio uno strillo fortissimo. Kidman, sei lì dentro? Beh, spero di no. Kidman, sei lì dentro? Io spero per Kidman di no, perché se no è morta. Vedete? Ha droppato una siringa! Un cazzo di pennuto! Perché questa è Mikami, Mikami, vedi che sta contro il PETA, palesemente! Quanti cadaveri! Ecco qua.
Ciao. Vabbè, ti ho detto ciao però, figlio di puttana. Madonna, m'ha visto. Oh, esplosione tutto atomico. Ma e adesso te la pigli interculo? Non ho capito. Perché dovrei aver paura? Non c'è nessuno. Aspettate. Ho appena visto dei robottini per pulire il pavimento assassini. Ho appena visto un cazzo di robottino. Pulisci i pavimenti assassino? Dove cazzo siamo? Su quel cazzo di show dove fanno i robottini che li fanno ammazzare tra di loro? Che cazzo ho appena visto? Ma scusa, ma io non posso... Cioè, vedi che qua l'intelligenza di Sebastiano. Ma perché non ti metti sopra sti cazzo di cosi? No ragazzi, non so se l'avete capito. Io mi ci sono buttato apposta in mezzo a cazzo, Ma perché c'era pure un esplosivo? No. Mi ci sono perché era il caos. Ma che cazzo? Le trappole per terra, sopra, i fili. Ci mancava qualcuno che mi sparava. Dio Cristo, Joseph è andato di là. Noi andiamo di qua. Mi sono buttato. Ho detto, vabbè, tanto prenderò le pizze. Tanto le prendo e vaffaculo. Qua hanno chiamato Machiavelli dopo anni. Ha detto, hold my beer. Si è ripreso tutte le cose che gli ho detto brutte. Tu puoi camminare solo tra sti cadaveri di merda. Vegano be like. Ma è vero che io ti posso ammazzare in teoria? Ma tanto rispawnerà di là, Oddio no, pure sti cosi, no mo. Bisogna ammazzarlo 3 volte. Ehi, che cazzo fai, mo, le combo come su Elden Ring? Ah, vaffanculo. No! No! Hitman e Leslie. Cosa sta cercando? Madonna mia, ma comunque Kidman cammina con quei tacchi veramente, neanche con le zeppe, qua. Una camionista, porca troia. Vabbè, perché dai, io non è che indosso tacchi, quindi non so come ci si cammina, ma non mi sembra quello la via. Leslie può andare a casa. Leslie è un uomo libero. Noi andare fino a... Leslie è un calzino. No, Leslie. Non oggi. Tu... mi proteggerai? Certo. È il mio lavoro. Bene. Ma lei ha cambiato viso 3 volte o so io? Sorpresi. Non è colpa tua. Mi dispiace. Fermati. Tanto che c'ha gli occhi viola lei. Vabbè. Tu non capisci. Sì, c'ha gli occhi viola. Non sai cosa diventerà. Oh sì, l'ho visto. Ma non sai ciò che Rubik vuole. Dimmelo tu, che cosa vuole? Lui vuole Leslie. Cosa? Vuole finire il suo esperimento? Non fare il moralista. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. Leslie è il solo che può. Ma Joseph, ma che cazzo di tattica era? Sei Miyazaki quando fa la lore di Dark Souls. Non ho capito un cazzo. Come di... Cioè, il doppiaggio si vede che non avevano davanti la scena. Gli hanno dato un foglio e hanno detto, guarda, doppia. Ma va bene. Ok, è effettivamente infiltrata per fare il culo a Rubik. Non... C'è un neonato che urla, sì. Non... Io non sto capendo. Va bene. Proprio il bambino del vicino piange alle 3 di notte e gli tiri una schioppettata. Ah, c'è una safe. Tra l'altro bello come ci sia il bagno, cose, c'è la safe, giustamente. Volevo... vabbè, che cazzo c'è dentro a sto bagno? Ma perché doveva stare a fare quella roba in bagno, mi perdonate? Guarda, no, tu non puoi pisciare, no, sto pulendo il bagno. Questa è la bidella. Quando non vuole che voi entrate in bagno, succede questo. Guarda, t'ha appezzato. Ma perché? Ragazzi, bisogna di nuovo fare la tattica Rush B a breve. Bisogna rasciargli in bocca e fargli esplodere i denti. Perché quello, se strilla, li riattiva tutti. No, gli ho potuto dare fuoco!
cazzo sta succedendo? Affanculo! Prendete fuoco, merde! Uè. Mamma mia, è diventato COD, è diventato di botto. Ma ho venuto munizione! Grazie che me l'hai ricordato. Scusa. Allora, vogliamo dire quanto cazzo è stata bella sta scena? Il fatto che ci avesse ancora la lingua con i denti, però non ci aveva tutte cose? Bellissimo! No, no, Nico, non scherziamo. Voi lo sapete. Mettetemi contro anche Satana, i leoni, io li prendo a cazzotti. Ci provo almeno. I ragni non ce la faccio proprio. No, questa è non sono ragnatele. No, non sono porco di quel mag... Vabbè, rimaniamo qua. Ma tra l'altro ci fate caso che ogni volta che lo dico, 2 minuti dopo sbuca un ragno. Ma perché? Aspetta. Salve lei, ha visto dei ragni per caso? Io sto continuando a guardare sul soffitto, perché sul soffitto solitamente ci sono i ragni. Così almeno moriamo sul posto. Pavolo, piglia i topi, molto probabile. Ma quindi devo aver paura dei ragni o dei tentacoli? O di entrambi? Loot. Beh, ti fanno sfogare così. L'hanno fatto apposta palesemente, Fatal. Ti mettono le madonne da spaccare, che così invece di bestemmiare rompi quelle. Beh, vabbè, dai, per adesso mi sono calmato perché ho visto un tentacolo al posto di una bestia di Satana. Sebastian, spero che non hai nessun taglio, perché sennò ti sei appena preso 47 malattie mortali. Sto entrando nel culo di qualcuno. Sapete questo che cos'è, ragazzi? Sapete quando avete le emorroidi? Succede questo nel vostro culo. E letteralmente, succede proprio questo. Figata! L'elettricità... L'elettricità lo faceva ritrarre. Sì, è letteralmente il block. Cioè, è come su Sabago, mentre parla, arriva qualcuno che gli mette uno stampino in bocca. No, non parli. Ma perché ogni volta devo poi ripremere questo per dare energia? Vabbè, ok. Eccolo! Bellissimo! Easy in cazzo. Ah no, era era il ragdoll. È a Natale, Ragnar. A Natale, bel calamaro. A casa mia facciamo l'insalata di polpo. Però vabbè, ok, è stato un boss. Si può dire di merda. Cioè, bello esteticamente l'idea, ma è devastato. Questo è quel liquido in cui stava anche Joseph la prima volta che l'abbiamo visto. Sperma. È una fabbrica di sperma, ragazzi. Mi dispiace. Perché comunque nelle architetture è sempre molto ambrelliane. Ci sta un cazzo da fa. Ciao, Leslie. Va bene. Non chiederò risorse pre-boss perché stanno sempre bene. Ma perché mi metti 3 casse se tanto poi 2 sono vuote? Cioè, io questo devo capire. Ciao di nuovo, Leslie. Leslie, quando fai così ti prenderei a cazzotti. Guarda, te lo giuro. Qui non ci siamo mai stati. Mi stanno dando troppe siringhe. Ma tipo troppe davvero. Siamo di nuovo qui. Dove siamo caduti all'inizio. Che io veramente c'ho 2-3 puntini in te. Leslie, mi hai rotto il cazzo. Io invece torno indietro perché voglio esplorare. Siete pronti a Natale? Gli avete fatti i regali? Avete preparato gli stomaci? Che questo periodo in Italia praticamente è all'ingrasso, letteralmente. Perché voi mangiate il 24, il 25 e a Capodanno, il giorno dopo Capodanno. Poi la Befana, Carnevale. Porca troia. Esatto, così mi piace. Bisogna sapere a cosa si va incontro. I pitoni nelle tazze ci devono essere. Vai, vai, vai Castellanos. Piriri. Piric. Dai, Pilates. Però mi piace il mood che hanno messo in queste aree. Allora, noi siamo solitamente sulle cartine di merda. Cioè, you are here. Generatore 2, generatore 1. No, il loro macchinario è una degenerazione del mio. Ciò che avrei dovuto creare io. I miei dati, i miei strumenti, le mie teorie, la mia mente. Hanno rimpiazzato il mio guscio.
con una nuova dimensione di tormento. È stato inculato pure lui alla fine. È stato inciullato pure lui. Quella stronza di Kidman stava là dentro per tenere d'occhio che non uscisse Ruvik. Lei vuole uccidere Leslie perché Leslie è l'unica cosa che ci può permettere di uscire. L'ha detto anche il medico di merda. Il medico ha detto anche lui vuole uscire. Non il mostro di merda. Ruvik. È Ruvik. L'hanno inculato e l'hanno infilato qua dentro. E probabilmente dopo tutto sto puttanaio la vera cattiva è Kidman, perché Kidman probabilmente castigliano si è messa a guardare le cose, si è intracciato, ha ficcato il naso dove non doveva. Kidman l'ha rapito, l'ha infilato là dentro insieme a Joseph. Sta cercando di tenerci tutti qua dentro quella bastarda maledetta. E gli hanno sciolato il macchinario a quello stronzo. Eh sì, quanti azzo. Ma il momento in cui comincia a collegare i puntini, porca troia. Ma veramente, se mi danno la possibilità subito, alla fine Ruvik non è così cattivo. Letteralmente hanno creato una città fake dove infilarci tutta la gente che gli faceva scomodo. E probabilmente la città è esplosa perché Ruvik ha cercato in tutti i modi di uscire, cioè si è avvicinato e ha cominciato a far esplodere tutto perché ha voluto cominciare a far esplodere i macchinari. Se poi mi ho detto tutte puttanate, ho detto puttanate, ma se ci ho preso figata. Questo è il bello della speculazione, ragazzi. Magari state dicendo il 90% delle cose che sono puttanate. Però tendo all'occhio. Cosa? Se vuoi vivere, evita l'occhio di Ruvik. È una ricorrenza che viene molto spesso nei giochi giapponesi, perché molte volte l'occhio viene visto come l'intuizione, si ricollega ai cazzo dei angeli della Bibbia, che se tu guardi gli angeli vedi la vera cosa, la vera realtà, quindi impazzisci, ti esplodono gli occhi. L'intuizione, il comprendere l'ignoto ti fa implodere la capoccia perché è una cosa che non... Tutte ste cose qui, cioè sti cazzo di occhi giapponesi che piacciono. Riposa in pace. Cic. È l'inizio game. Le guardie che scappano. Esatto. E Ruvik che appare le uccide. Bello come ti facciano notare che abbia la fede effettivamente lui. E tra l'altro è l'unica cosa che gli può far male, perché l'abbiamo visto nel suo flashback che lui è terrorizzato dal fuoco perché l'ha devastato. Freezer. C'ha la voce di Kidman. C'ha la voce di Kidman. Sta facendo versi femminili. È Kidman. No, è inutile che fai sta cosa, sei Kidman. No, Laura, Laura, fatti i cazzi tuoi. Ah, non sei tu, ok. Buoni, buoni. Bello però, dai. È una, proprio un'arena. Porca. L'ho preso, l'ho preso. Bastardo. Li ammazzati, via. Figata, chissà se c'è una modalità tipo arena del genere. Mi servite tutti raggruppati, figli di puttane, per favore. Ui. Madonna, fatti da davanti. Ha schivato. Pure io. No, ma che cazzo prendi le munizioni? Sali, stronzo. È il momento, ti pare? Ok. In ogni... mi cami se non ci sta un lanciarazzi in un cazzo di gioco. Non è contento. Non gli piace il gioco, se no. Troppo basic. Ma lei ancora vive. Ma non gliene frega un ciollo di niente. Buongiorno. Parkour. Assassin's Creed. No, questo è il buco del culo di Ruvik. Sono abbastanza sicuro. Se gli sbuca un'altra volta il macellaio, quanto è vero di lo traforo di colpi. Ma siete dei figli di puttana. Ma come due? Che facciamo? Che facciamo? Andiamo, andiamo. Di qua. Seguire la bandierina. Su. La bandierina seguiamo. Sì signor, di qua. A destra vedete delle boccette del 9000 avanti Cristo. A sinistra invece un muro di merda fatto in mattonelle. Diventato di BD tutto d'un tratto, sì.
Potete sfondare? Ma si chiude anche di là. Cazzo, di là non si chiude. Scusa, ma allora che cazzo serve chiudere? Ma che cazzo serve chiudere allora? Non ho capito. Così, per sport? Ma devo seccarli. Cioè, poco ci sta da fare da girarci attorno. Devo saccagnarli di botte. E basta. Li saccagno di legnate. E tanto loro potrebbero ripremere la leva, ma non lo fanno perché sono scemi. No, ti prego, non ti ho insultato per farla aprire. Ok. Pensavo. Ci sono anche gli stronzetti, ma questi finché non scendo qua. Già fatto il giro, incredibile, signore. Deve morire però! Gesù! E vaffanculo! Sacco di botte di Bloodborne! E fa pure le cariche, mo. Momento che devo ricaricare. Ho capito, zio, però... Cioè, ti avrò sparato il quantitativo di pallottole che è stato sparato nella seconda guerra mondiale! Muori! Cioè, per Dio, se vuoi stirare, mi fai un favore! Vai a cacare, bastardo. Va bene, era un'arena. Tanto stiamo entrando nella porta che abbiamo trovato durante la città. Che c'era proprio quel buchino, che sono le porte, quelle refrigitorie. Ragazzi, allora, il mio italiano stasera è andato in vacanza, quindi non mi chiedete che dico. È un mini Ruvik. Leslie, fermo! Abbracciami, guascone. Leslie! Non ho capito. Ecco, qua era entrato un attimo Snyder che ha fatto. Poi c'è sta ben un rallenti. Ma quindi non ho capito. Questa città allora è vera? No. Sì. Che cazzo. Signor Mikami, quanto lo vuole fottuto il finale? Yes! Ma sì! Ma che cazzo è? Ma cazzo... vabbè, un Megazord! E vabbè, comunque Castellanos è fatto di adamantio, è stato sbatucchiato per mezzo mondo. Allora, di design è veramente figa tutta la scena. Io, come al solito, faccio molto il cazzone, ragazzi. Però tutta questa roba di design, di inventiva e cazzi e mazzi vari è veramente figa. L'unico fatto è che mind porco è mind blow. Cioè, non capisci un cazzo se non sai. Per favore, fai che il boss finale però non sia una gimmick, perché ci rimango male. Penso di aver appena trovato l'arma. Tipo Rambo. Ci devi prendere. Certo, sta cosa col controller mortacci tua. Piri, 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 piri. Parte Transformers. Che cazzo. Allora, tocca dire che la vibrazione del controller PlayStation 5 è qualcosa di veramente, ragazzi.
Sei stato sbaducchiato come una bambola per 27 minuti attraverso l'incubo, le macerie, la carne, le esplosioni. E poi hai fatto uno critico sul tiro salvezza e ta sei piata in culo. È finita la fortuna, eh sì. Ma eccolo di nuovo lui. Bella bro, grazie per questo. Oh, come in ogni Resident Evil. Bro, li sto finendo. Bro, li sto finendo. L'ho finitti. Mo sappiamo under culo. Cioè, il design è veramente figo. Peccato che sia una mega gimmick la boss fight finale. Forse devo mirare a quel panciottino lì. L'ho missa. Ma poi io devo capire. Ma è della chicco sto lanciarazzi? Ma qual è il lanciarazzi che quando spari fa così? Perdonate. Mo si gira sul cazzo di lanciarazzi. C'è scritto by chicco. Ma tra l'altro sei furbissimo tu, signorino, che attacchi con la tua unica... Mamma mia. Che attacchi col tuo unico punto debole aperto da bravo villain dei Resident Evil. Hasta la vista, baby. Tanto siamo attaccati con un cordone umbilicale, praticamente. Che cazzo è là al centro? Io ho creato questo... E sti cazzi! Non puoi tenermi qui. Me ne frega un cazzo. Mamma mia! Chiudete gli occhi! Metterò fine a tutto. Rube... Era... Madonna mia... Era il suo cervello... Se siete epilettici veramente chiudete un attimo gli occhi... Vabbè, già era bisogno comunque di fare così... Ok... Segni vitali, signore... Sì, il boss è stato una gimmick. C'era più forte in forma umana, praticamente, Rubik. Anche quei due non se ne andranno. Oddio. Nessuno può. Ci ho preso. Siamo tutti prigionieri di sta società loro. Minchia, ma veramente, Mikami, hai rifatto un'altra volta la sorta Umbrella. Siamo dentro all'incubo ancora. Siamo ancora dentro il puttanaio. C'è tutta la gente che abbiamo trovato. Il poliziotto iniziale. Il signorino. Ruben Victoriano. Non c'è più però dentro. Withers Leslie. L'hanno portato via. Sto puttanaio c'è ancora? Beacon Mental Hospital, che si chiama tanto Beacon, il faro. Se adesso esce la città... la città è tutta... Via, via, via! Sì. Detective, si sente bene? C'è qualcun altro? No. Mi serve... soltanto un po' d'aria fresca. No. Ci hanno rintrappolato qua dentro. Piccolino, te ne sei andato, Ma non è Leslie. E ormai c'è entrato Rubik là dentro.
Cazzo, finisce veramente così la trama principale? Sto mega cliffhanger? Ma seri? Cazzo! Cioè tu finivi Devil Within 1 con sto cazzo di finale?